Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione fantastica, eccezionale, strepitosa dell'ETG, il vostro approfondimento giornaliero sulle notizie da tutto il porto come se fosse Antani. Io e la mia collega qui, fantastica, strepitosa, eccezionale, di cui non ricordo assolutamente il nome, vi porteremo a scoprire gli aspetti più curiosi e nascosti dei nostri sposi. Per fare ciò, abbiamo mandato sul campo i nostri migliori giornalisti d'inchiesta che hanno confezionato dei servizi eccezionali, strepitosi, fantastici. Ma non dilunghiamoci oltre, diamo la linea al nostro primo inviato. Prego, regia! Buonasera a tutti, ci troviamo qui a Loreto, nel giardino della più grande scuola yoga della città, dove abbiamo incontrato il maestro guru Stortananda, che ci parlerà prima di Letizia come yogatrice e poi ci parlerà anche della tradizione antica che ha portato lo yoga dallo stile di vita ai succhi di frutta che tutti amiamo al momento. Il succo di frutta non c'entra assolutamente niente con questa disciplina, ma ricordo che Letizia qualche anno fa riuscì a tenere una posizione per più di 5 ore. E quindi, perfetto, mi dice che grazie allo sprint dato dai succhi yoga è riuscito a mantenere questa posizione per 5 ore, ma il suo gusto preferito qual era? Le ricordo che lei sta confondendo le due cose. Qui si curano il corpo e la mente con la meditazione, non con i prodotti delle multinazionali. Che ricordiamo comunque sono buonissimi, eh? Ritornando a Letizia, ricordo che la posizione che è riuscita a tenere per ben 5 ore è la Shavasana, ovvero la posizione del rilassamento totale o del cadavere. Prego allievi, fate vedere di che cosa si tratta. Che schifo. Bene, grazie collega, ma continuiamo con il LTG andando a scoprire una delle più grandi passioni dello sposo. Ma prima di dare la linea al nostro giornalista Ali, vi mostreremo delle immagini del repertorio veramente sconvolgenti. Prego regia! Grazie colleghi, buonasera! Ci troviamo qui fuori dalla più grande scuola di arti marziali d'Italia. Ma che dico d'Italia? Del Porto! L'antichissima scuola Okush! E siamo qui per un motivo molto particolare. Siamo qui per imparare tutti i segreti dell'antichissima tecnica che ha studiato per anni e anni il nostro grande G all'interno proprio di questa scuola. Ma prego, venite con me! Bene, quest'oggi siamo veramente fortunatissimi perché siamo qui col famosissimo maestro Mbriagi-san. No, Mbriagi! Maestro, ma ci parli per favore di com'era Luigi come suo allievo, come suo discepolo e com'è questa scuola, su cosa è basata? L'antica scuola di Okujo si basa su 5 principi fondamentali e 4 regole: disciplina, cuore, meditazione, cuore e la terza che ora non ricordo. Bene, molte grazie maestro Mbriagi-san. Mbriagi! Ho
Ok maestro, ascolti, abbiamo appena visto il video con cui il grande G ha sconfitto il perfido gigantesco Luigi. Ci può dire qualcosa di più su questo colpo che non esiterei a definire letale? C'è un solo piccolo ma grande segreto celato dietro a questa mossa tramandata da grandi combattenti del passato. Prego, Vale-san. Ora bisogna evocare l'antica lingua portannara e ripetere molte volte la stessa parola. Eccolo, il maestro sta preparando. È una tecnica difficilissima. Guardate la concentrazione. È così che ha imparato il grande G. Bene, grazie mille mamma sua, ma vogliamo rassicurare i nostri amici animalisti che nessuno sgombretto è stato maltrattato. Ma andiamo avanti con il LTG, andando a scoprire un lato nascosto, molto nascosto della nostra sposa. Prego regia! Ma chi è veramente Letizia? La nostra sposa, certo. Una fantastica moglie, anche se da pochissime ore. Ma non tutti conoscono il lato oscuro di questa ragazza. Alcune testimonianze anonime vi sconvolgeranno. Iniziamo con il nostro racconto. Ci mettevamo d'accordo con WhatsApp, ma non eravamo espliciti. Parlavamo di caramelle, di dolcetti, a volte addirittura di bambole. Poi, una volta raggiunto l'accordo, si decideva l'orario di ritrovo. Ora ascoltiamo quello che Sissi, in nome di fantasia, ha da dirci. Di solito eravamo in 4, ma a volte 8, altre volte addirittura in 12. Una volta raggiunta la location dove si svolgeva, si poteva entrare solamente con una parola d'ordine, che Letizia cambiava di volta in volta. Una volta dentro, uno ad uno, si cominciava a tirare fuori i soldi. Molti soldi, e si appoggiavano sul tavolo. Poi si partiva con qualche drink e patatine. E qui arriva il punto di svolta della nostra storia. A questo punto ci sedevamo, chi vicini, chi lontani, chi di fronte. Andavamo avanti fino alle 6 di mattina, a volte anche fino alle 8. Vorrei dirlo ai nostri milioni di ascoltatori, il burraco crea dipendenza, giocate responsabilmente. Oledi, e basta con sto burraco! Letizia, adesso sei sposata, niente carte. Adesso manco a trucco con Luigi puoi giocare! Leti, ti aspetto per una partita, eh? Anche in pigiama. Today we talk about the best motherfucking guitarist of all time, the great G Caporaledi. Le chitarre pesanti e un suono duro, aggressivo. This band, Prosemica! That's the end! New era! His masters, Metallica! Pantera! And motherfucking Albano! So beautiful sound! So exciting! Motherfucking great! Can I rape the chicken? Can I sacrifice some babies? Can I drink some virgin's blood? Ah, non posso?
tutti. Allora, vero? Mi dispiace, mi qua, Lo zoccolo c'è fasce pia, stile samurai. Tra le biestime in pescheria, zindo cazzo vai. Marinari senza pari, quando impari fa le rime i tricks. Con papia, carta e penna, un po' di stuzzi, chiedo spritz. Invito Flora, mai cercato un 33, segna 3 punti all'ora. Trucco, non sei chiaro, c'ho 2-5 re. Preta portè, ma io dell'ana, salsa tramontana. Portati Bermuda che sponazza il fine settimana. Hai fatto il diavolo a 4 nel ghetto. E tu avrai pippato il talco e fatto un salto sotto vento. Fio benedetto, le tempone, c'ho da perdere tempo, sarò ciò. Ma sul sample zompo tipo Shirley Temple. Casse dei pesce sulle spalle, ghetto blaster. Incastro rime tipo seppioline, ermaste in telenasse. Calo l'asso de spade, me la spasso d'estate. Lassa me tutti i rizzi che c'ho le man pestate. Oro è Malboro, oro è Tlavoro in Maro. Yengo in terra, vago da Mauro, guardiano del faro. Re del trucco, ma non baro. Mani sotto, palombaro. Figura mitica del porto, Minotauro. Voglio cullare, cullare, cullare. Culpare, cullare, mte la compulare. Compare, col cazzo che mer vedi in terra armano in mare. Col cazzo che mer vedi in terra armano in mare. Voglio cullare, cullare, cullare. Culpare, cullare, mte la compulare. Compare, col cazzo che mer vedi in terra armano in mare. Col cazzo che mer vedi in terra armano in mare. Dio! Quindi ci vuole che tanti non stanno andando a trovare. Augustano Luisa! Augustano, ma c***o! Te lo dico io come finisce. Non esci vivo se il caligo si infittisce. Gaggio, vuole pasta e vaggio, la delizia. Roville, people from Ibiza. Non te schiaffeggio perché la merda scrizza. Sta strada long at miles, via la sfionga semmai. Te da golasta, mica il mic, se don't capasta rhyme, sai. Freestyle, on the seaside. C'ho la spiaggia, faccia a faccia, ce lanciamo punchline. Colpo su colpo, rap battle, do coio coio. Fa il buono che te sbatto, folpo sullo scoglio, orgoglio. Puta, naro, sondo, punta, lago, sondo e butto. L'amo in mare, famo un bel callaro. Badorlo la Brigitte Bardot, la Cyrano de Bergerac. Le skills per lapide Sardò, freschi de Sciabega. Tolle la sciadiga, blocca la schina de prima mattina. Lì c'è l'oro in bocca, io te la mia nabbia stima. Grano de King, era de chi è sotto Loreto. Ha moltiplicato il pannocciato e Sardò scotadetto. Fa un passo indietro come a Sparta il nero. Quanto è vero, il dio te scarta vetro. Poi te metto per palanga Pietro. Lancerata, lacerata, la peccarta arcata. Macerata tra una marcia e l'altra, gratter man accelerata. Sul banco, grascia che manco a Bangkok, dal balcò. Vedi dal conero fino alla spocca del Mekong. Bush e sushi, wow, no bullshit. La border rock ship, tra i gusci, dei moscioli, moshpit.